Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Come ci si sveglia dopo un pareggio dell'Inter e una sconfitta della Lazio, nostre principali antagoniste per lo scudetto? Ieri sera in live su Twitch ci siamo divertiti un sacco a gufare, tra virgolette, grazie al gufo acciugo, e siamo riusciti a passare una buona serata. Quindi se per la prossima volta volete essere presenti anche voi, qui sotto in descrizione c'è il link al canale di Twitch, potete andare a mettere il follow e ci vediamo lì direttamente. Poi vi invito a lasciare un mi piace per questo video che è anche abbastanza inedito. È una serie che non ho praticamente mai fatto, che mi è venuta in mente l'altro giorno in macchina mentre guidavo e ho iniziato a dire speriamo di ricordarmi, speriamo di ricordarmi, speriamo di ricordarmi e infatti eccoci qua. Oggi andremo a dire i 5 nomi top a livello di centrocampo, 5 centrocampisti top che vorrei alla Juventus. Perché centrocampisti? Perché sappiamo bene è il reparto dove siamo messi peggio in assoluto e dove comunque un top player potrebbe arrivare, sembra molto vicino a Arthur, sempre qui su YouTube, link nelle schede, ci sono dei video che parlano appunto di Arthur, ma secondo me serve comunque qualcosa di più, di molto di più. E allora, dato che sognare non costa nulla, dato che siamo comunque nell'hype dedicato al calciomercato, cerchiamo di volare in alto, il più in alto possibile, e andiamo ad elencare i 5 top che dovrebbero arrivare alla Juventus per far sì che il centrocampo possa effettivamente diventare di assoluto livello. Un mi piace a questo video, un commento qui sotto con la vostra top 5 e ricordatevi assolutamente che non vi sto dicendo nomi di mercato che potrebbero arrivare alla Juve, sono trattative che sta facendo la Juve, no, assolutamente, sono i miei top 5, questi sono 10, ma così sono 5 giocatori a centrocampo che vorrei vedere alla Juve per far rivalutare completamente tutto l'intero reparto. Partiamo dalla quinta posizione e so che sembrerà offensivo metterlo in quinta posizione, ma voglio mettere Kanté del Chelsea, che è un giocatore fantastico e so benissimo che metterlo nella posizione più bassa può sembrare un'offesa, può sembrare un'eresia, però ragazzi, quando vedrete i nomi che ci sono successivamente, capirete il perché Kanté si deve accontentare di questa posizione qua. Campione del mondo, titolare con la Francia, titolare con il Chelsea, uno scudetto magico con Leicester City, un giocatore che forse non ha due polmoni, ne ha 7, 8, 9, 10, 15 paia addirittura, che all'interno del nostro centrocampo potrebbe veramente fare faville e potrebbe permetterci di supportare il tridente più pesante possibile, Cristiano Ronaldo, Dybala, e metteteci voi chi altri, faremo la top 5 anche degli attaccanti. Secondo me Kanté sarebbe un colpo incredibile, unica nota negativa magari il valore del cartellino del giocatore per un giocatore appunto che non è più giovanissimo e che ha un ingaggio molto molto alto. Quindi queste sono le cose che lo limiterebbero nel complesso, ma per quanto mi riguarda, Kanté è un top player assoluto, uno dei maggiori del suo ruolo e mi piacerebbe tanto la Juve. Numero 4, Paul Labile Pogba. E anche qua voi direte, ma come Pogba quarto? Sì, ragazzi miei, Pogba quarto. E vedrete i nomi che ci sono successivamente. Pogba è ovviamente, e non ve lo devo raccontare io, un giocatore fantastico che abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ammirare alla Juventus, abbiamo avuto il piacere e la fortuna di vendere al Manchester United. Piacere poco, fortuna tanto, perché ci ha comunque ricoperto di soldini dopo averlo acquistato a parametro zero, quindi a livello economico uno dei colpi più grandi della storia. Forse, anzi, il più grande della storia, perché Pogba tuttora è uno dei calciatori più pagati e averlo preso a zero ti fa capire quanto ci avevamo visto lungo all'epoca. E anche a livello sportivo, quindi tecnico, è stato un colpo da 90, perché appunto prendere un giocatore del genere e poi lasciare stare il lato economico che l'ha pagato poco, ma anche solo inserire in rosa un giocatore del genere fa la fortuna di qualsiasi club. E abbiamo ben visto cosa ha fatto Pogba con la Juventus e quanto poi ci ha proiettato in alto fino ad arrivare alla finale di Berlino, purtroppo persa, purtroppo persa. Però Pogba ovviamente darebbe quel qualcosa in più al centrocampo della Juventus, aumentando la qualità, ma soprattutto aumentando la fisicità della Juve. Tanta, tanta, tanta roba. Alla posizione 3, Sergej Milinkovic-Savic. Adesso voi direte, beh, lo metti qua per il gol che ha fatto ieri sera con l'Atalanta. In realtà no, perché chi conosce bene il mio canale saprà bene che Sergej è un mio pupillo, un mio pallino qua nel cervello da tanto tempo. A questa parte, più di un'occasione mi sono sentito di metterlo sopra a Pogba per una serie di motivazioni. Io mi metto nei panni della Juve, devo acquistare un centrocampista top. Chi vado a comprare? Pogba, che è un nome mediatico altissimo, uno stipendio super incredibile, il cartellino che verrà gonfiato e che tra l'altro io ho appena venduto
appena sono passate le stagioni, ma comunque è uscito da te, oppure un giocatore che è anche un paio d'anni più giovane, che ha ancora un nome che non è atomico a livello mondiale, che gioca comunque nel campionato interno, la Serie A, e quindi conosce anche bene le dinamiche del campionato, e che a livello di ingaggio non devo strapagare 12, 13, 14, 15 milioni di euro l'anno, secondo me ha senso. Il problema è che Lotito probabilmente non ce lo venderebbe mai e non ce lo venderà mai, quindi ormai metto un po' il cuore in pace. Non credo che Sergei possa essere un giocatore da orbita Juventus, almeno non oggi, poteva esserlo probabilmente in passato, non abbiamo fatto l'affondo decisivo, non siamo riusciti a portarcelo a casa e adesso ci tocca rimanere con Rabiot e vai, yes. Al secondo posto Kevin De Bruyne. Ricorderete quando uscì la notizia quest'estate neanche, un paio di settimane fa, non era ancora estate, dell'interessamento della Juventus per De Bruyne. Ricorderete anche il video che feci all'epoca dicendo ma che cosa stiamo dicendo, per l'amor di Dio, è praticamente impossibile. Rimango di quell'idea, non ho cambiato idea, non sono impazzito, rimango di quell'idea. È assolutamente impossibile, ma quanto bello sarebbe poter contare su un De Bruyne che può veramente ricoprire tante posizioni, tra l'altro a centrocampo, e farle tutte bene, dagli esterni al trequartista, alla mezzala, addirittura me lo sento, potrebbe fare pure il regista in caso di necessità, perché quando un giocatore è forte così, dove lo metti lo metti, e Kevin De Bruyne è veramente uno dei top assoluti del suo ruolo. Peccato che sia anche a livello mondiale uno dei nomi più chiacchierati, uno dei centrocampisti più amati, probabilmente uno davvero dei top 2-3 centrocampisti presenti al mondo, e quindi anche lui lo vedo altamente impossibile. Però là davanti, trequartista, dietro a Dybala e Cristiano Ronaldo, secondo me non sarebbe proprio malissimo, ecco, la butto lì. Ma al primo posto c'è proprio lui, Frenkie de Jong. Copia e incolla rispetto a De Bruyne. Quando uscì la notizia di De Jong, i miei occhi schizzarono fuori dalla mia testa dicendo è impossibile, non esaltatemi, non mettetemi gli strani idee in testa. E purtroppo sono ancora dell'idea che sia impossibile. Ma questo veramente potrebbe essere il giocatore ideale per quello che vuol fare Sarri, ancora partendo dal presupposto che Sarri possa essere allenatore della Juve anche l'anno prossimo, perché provate a immaginarvi metterlo regista o metterlo in qualsiasi altra posizione, come mezzala sinistra o mezzala destra, la qualità che ti porta un giocatore del genere è veramente inimitabile, inimitabile. Se vuoi andare a prendere un giocatore in grado di fare girare la squadra, in grado di dare i tempi alla squadra, in grado di girare in un certo modo, bam, è lui. Non può essere nient'altro, nessun altro che lui. Purtroppo penso veramente che sia impossibile, perché mi metto anche nei panni del Barcellona, che ha un giocatore così forte in rosa, che ha pagato lo scorso anno 85 milioni di euro, e chi sono gli stronzi che adesso lo vengono a vendere a noi, che siamo lì, che gli stiamo dando Pjanic addirittura. Non credo proprio, anche se in realtà l'acquisto di Pjanic è la permanenza in rosa di Sergi Busquets, la permanenza in rosa di Arthur, la permanenza in rosa di Vidal, non di Arthur, scusate, è proprio di De Jong. Un po' ti fa ragionare, perché dici con quanti vorranno giocare a centrocampo, c'è anche Rakitic da loro, insomma a livello di centrocampo mi sembrano leggermente messi meglio di noi. Poi magari arriva il PSG di turno che va a offrire 400 triliardi di dollari per il cartellino di De Jong e va da loro. Secondo me da noi è un colpo assolutamente impossibile, possiamo purtroppo metterci il cuore in pace. L'anno scorso abbiamo scelto De Ligt dall'Ajax e non ce ne lamentiamo, perché De Ligt assolutamente sta facendo tanta roba. Il Barcellona ha scelto De Jong, guardando un po' anche i nomi della rosa, quindi questa abbondanza di centrocampisti di qualità al Barcellona, e comunque questo reparto difensivo della Juventus di alto livello, con anche Demiral, Romero che è stato preso e parcheggiato ancora una volta al Genoa, Rugani, vabbè, Chiellini, Bonucci, poi non sapevamo ancora del crociato di Chiellini quando abbiamo acquistato De Ligt. Però vedendola così, con la Juve che ha una buona difesa, il Barcellona che ha un buon centrocampo, probabilmente gli acquisti giusti dovevano essere invertiti, e quindi l'anno scorso De Ligt al Barcellona e De Jong alla Juventus. Ma questo viene messo in un ene del tempo del cosa sarebbe successo se, è un po' il bivio di Enrico Ruggeri, robe che non accadranno mai, non sono successe e che ormai è tardi, a meno che il Barcellona il prossimo anno non decida di venire dalla Juve, e anche questa è un'illazione tremenda, veramente sto volando di fantasia, a dirti lo facciamo? Scambio alla pari. De Ligt, De Jong, così? Ti ispira?
Ci stai? Fantacalcio, fantacalcio. Tutti i nomi probabilmente in questo momento sono da fantacalcio, però questi sono i top 5 centrocampisti che secondo me potrebbero fare bene a Juventus e riuscirebbero a svoltare completamente il centrocampo della Juve. Fatemi sapere ancora una volta i vostri qui sotto nei commenti, un mi piace a questo video, cerchiamo di arrivare almeno 2000 like per mantenere lo standard ai quali siamo abituati negli ultimi tempi, e ci vediamo su Twitch. Perché ogni giorno, o comunque quasi, ma ve lo scrivo sia su YouTube che su Instagram che su Facebook, stremmo. E quindi oggi ci vediamo alle 5:20. Ciao, a dopo.